Althusius, nel suo Politica Metodici di Gesta del 1614, fra le caratteristiche di questo nuovo soggetto, lo Stato, pone l'autosufficienza come base. È ancora vero questo ai nostri giorni? Ma sicuramente il testo di Althusius deve essere storicamente compreso, deve essere riportato al suo contesto storico, sicuramente uno dei testi fondativi della politica moderna, uno dei testi che riporta anche in auge la politica aristotelica e soprattutto l'idea dell'uomo come animale comunitario, un aspetto importante che va controcorrente in quel periodo in cui si era tematizzato l'uomo nemico dell'uomo, no? L'uomo homini lupus e altre teorie ultra individualistiche. L'idea dello Stato autosufficiente oggi difficilmente è compatibile con l'era della globalizzazione in cui siamo, in cui si dipende necessariamente da altri stati. Ciò però non deve indurre a pensare che la teoria di Althusius sia fuori luogo. La teoria di Althusius può essere attualizzata, direi, come anche quella di Fichte, che un po' di anni dopo, tra l'altro riprendendo l'idea di Althusius dell'eforato, che è un tema altrettanto importante, devo dire, che è il modo in cui Fichte tiene un elemento rivoluzionario pure all'interno dello Stato, deve essere attualizzato nell'odierno contesto in cui siamo. Più che di Stato autosufficiente oggi, o autarchico, bisognerebbe parlare, dal mio punto di vista, di Stato sovrano, riaprire un elemento di sovranità nell'odierna fase della sovranità appartenente ormai solo al mercato. Perché oggi viviamo nell'epoca in cui gli Stati sono privati di sovranità affinché la sovranità spetti solo al mercato. La rimozione dell'elemento statale e quindi dell'elemento politico è funzionale al dominio di un'economia depoliticizzata, cioè sottratta alla presa del governo politico e del disciplinamento ad opera della tecnica politica. Per cui io penso che riattualizzare Althusius oggi significhi in certa misura ritornare all'idea della sovranità dello Stato. Allo Stato, come mi piace anche dire, riprendendo un autore che certamente Althusius aveva bene in mente, Bodin, lo Stato come superiore non recognoscence. Cosa vuol dire in estrema sintesi? Lo Stato che non riconosce un'economia adesso superiore, potremmo dire attualizzando la questione. Laddove invece oggi lo Stato, nella fattispecie quello italiano, non soltanto è, potremmo dire, non è superiore a non recognosce, ma è del tutto sottomesso alle leggi dell'economia. Noto per inciso che il governo Monti, siamo nel 2011, è il primo governo in cui non ci sono più i politici al governo, ma direttamente gli economisti, che è un aspetto filosoficamente interessante. Per cui oggi bisognerebbe tornare a ragionare su questa linea, che tu fai benissimo a riprendere, e io esordirei citando, variando quel passo con cui Hegel esordiva nel suo testo, nei suoi frammenti sulla Costituzione tedesca, dicendo che l'Italia oggi non è più uno Stato. L'Italia oggi non è uno Stato, perché appunto è puramente un luogo in cui l'economia, l'economico, detta legge imponendo il suo diktat. Questo è il punto su cui tornare a riflettere. Pendulum I swing from which I come.